Parole in movimento questa sera è con Antonio Evaristo, autore del libro dal titolo L'altro uomo, il peso delle parole, dialoghi edizioni. Allora, il titolo diciamo che oggettivamente è impegnativo, il peso delle parole, l'altro uomo, ed è una storia, ne stavamo parlando poc'anzi, sicuramente molto particolare, che parte da un esame di Stato e tra l'altro in questi giorni siamo proprio nel periodo in cui gli orali sono iniziati, e quindi quando ho iniziato a leggere questo libro mi ha fatto sorridere, perché inizialmente in questo libro si sorride, c'è Bastiano, il protagonista, che va a fare l'esame di Stato, è un bravissimo studente, i genitori già sono pronti a festeggiare, il suo futuro roseo è già diciamo così disegnato nell'immaginario di tutti, soprattutto di quello dei propri genitori, ma all'esame succede qualcosa di particolare. Antonio, raccontacelo tu, che cosa succede? E poi raccontaci anche un po' questa storia che è molto particolare. Hai ragione, perché succede infatti che una professoressa per italiano indossava in effetti una normale camicia di un colore anche abbastanza, come dire, un colore normalissimo, il bruno Van Dyke, un marrone scuro, niente altro. Incredibilmente Bastiano si concentra sul colore, o sulla maglietta, la camicetta della professoressa, e viene, diciamo, come se fosse impadronito da un qualcosa che gli impone di dire il contrario di quello che è. Mi viene fatta, diciamo, mi è dato la solita possibilità agli studenti di parlare un po' di quello che si vuole alla prima domanda, mi presenta la visina sulla Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente il triste protagonista è Hitler, e quindi gli fanno la domanda chiaramente su Hitler, secondo lui in effetti chi era questo personaggio. Beh, lui, non voglio svelare, incomincia chiaramente ad andare proprio di matto, perché dice il contrario, ma molto il contrario su Hitler. Cioè possiamo dire che ne parla bene, molto bene. Lo elogia, vale, in un modo esasperante ed esasperato, se così si può dire. Ma sì, per lui era un santo, Ovviamente la commissione, il presidente, diciamo, innanzitutto il presidente, lo guarda stavolta, anche perché lui era stato presentato come una persona, aveva avuto, cioè, nelle tre prove il massimo dei voti, aveva dei crediti, cioè, tutti quanti, praticamente il 100 della lode era non assicurato. Sì, chiaramente una formalità. Okay? Quindi il presidente, diciamo, già un poco vuole mettere alla prova. Inizia con questa, diciamo, questo colpo di scena incredibile, e che dice, ma ragazzo, ma non stai scherzando? Allora lui si inizialmente cercano di ricomporlo al presidente, diamogli un'altra possibilità, probabilmente, avrà fatto l'idiota probabilmente, perché ha capito che sta comunque è una stampa di Stato, cioè non è, cioè non stiamo parlando con tutto rispetto di Walt Disney, perché no, gli danno un'altra possibilità. E gli fanno una domanda chiaramente su, diciamo, appunto, ancora, cioè, insistono chiaramente su Hitler, e lui insiste, e va a dire che in effetti i campi di concentramento erano dei luoghi di paradiso. A quel punto loro sono convinti che il ragazzo, diciamo, non è più sotto, diciamo, qualche effetto di stupefacente, ma sta facendo l'idiota, cioè, essendo lui sicuro del 100 lode, e quello qua è venuto a, diciamo, prenderci in giro, e quindi sono tutti quanti convinti di bocciarlo, perché tu meriti la bocciatura, perché vieni qua e ci viene a ridere, questo non è consentito, l'ha fatto due volte, una volta sola, quindi diciamo che quello, scusami se ti interrompo, è il momento in cui
la vita di Bastiano cambia radicalmente, perché questo lo possiamo dire, torna a casa, racconta o comunque viene fino a sapere quello che è successo, e i genitori, che si capisce essere benestanti, decidono di cambiare completamente atteggiamento, di lasciarlo a se stesso, deve provvedere economicamente a tutte quelle che sono le sue esigenze, e quindi la vita di Bastiano cambia. Diciamo che questo inizio è un inizio che lascia immaginare un corso della storia di un certo tipo, poi ogni lettore immagina qualcosa. Invece diciamo che questo libro poi tratta un argomento che è molto importante, molto, diciamo, drammatico, ma ci arriviamo gradualmente. E torniamo un secondo al titolo. Perché l'altro uomo, meglio, chi è l'altro uomo? E anche il sottotitolo, il peso delle parole, perché in questo libro, chi lo leggerà o chi già l'ha letto, ci si è già resi conto o si renderà conto dell'importanza che hanno le parole nella nostra vita. Ma l'altro uomo chi è? L'altro uomo, io ne ho incontrati tanti, e purtroppo sono quelle persone che ovviamente magari mi viene in mente la canzone di Ronda, che ci incontriamo fra 100 anni, magari tu li incontri 20 anni prima e sei sicuro che loro sfonderanno, perché non possono sfondare per quello che dimostrano. Poi magari li trovi in qualche posto, magari vicino a qualche chiesa, qualche stazione, ma non per aspettare qualcuno, per aspettare se stesso, nel senso, perché oltre se stesso non ha, quindi non è possibile, lo shock lo ha, lo riceve chi in effetti lo vede in quelle condizioni. Io ho saputo di molte persone, cioè, ho saputo perché alcune persone in effetti si sono trovate in quella zona. Sì. Quindi per me l'altro uomo, perché io dico, l'ho già detto in qualche presentazione, secondo me, faccio questa domanda: chi è nato Martello? È possibile che non possa condurre una vita da chiodo? Per me non è possibile. A Bastiano, ecco, lui è costretto, perché come giustamente hai detto, quando il papà gli strappa praticamente, diciamo altra cosa, chiude il rubinetto, ecco. Sì, infatti, troppi spoiler, ovviamente qua lui, anzi, lui andrà a lavorare, farà un lavoro dignitosissimo, assolutamente dignitosissimo, però è chiaro che lui ambiva per indole a, diciamo, non a qualcosa in più, ambiva a quello, a quel qualcosa. Diventa un altro uomo non solo perché non può più studiare, non può più continuare gli studi e comincia a lavorare, perché poi lui ne combina altre. Perché questo colore gli sarà cagione, ecco, di cose a lui nefaste, dico, è un eufemismo nefasto, perché tutte meritate, purtroppo, perché lui, ecco, in quei momenti, ecco, perché è normale che se io vengo a dirti, a te, prima stavo parlando delle tue belle figlie, magari comincio a parlare male delle tue figlie, beh, chiaramente tu non potrai portarmi al bar, ti darò un caffè, capisci? Ma è per forza, capisci? Magari di occhio, io ho visto tua figlia in questo, e poi ti do la mano, arrivederci, grazie. Risottolineiamo questo passaggio, perché tu l'hai detto prima, Bastiano, quindi il personaggio, di fronte a una parola che fa riferimento a un colore di un quadro di un pittore fiammingo del 1600, ha questo tipo di reazione. Van Dyck, ho detto bene? Van Dyck, l'ho italianizzato. E quindi questo determina questa anomalia, che nel corso del libro poi si cercherà di comprendere il perché. È un libro che, come dicevamo all'inizio, si apre poi ad altre possibili interpretazioni, anche altri possibili scenari, perché ci sono gli amori che Bastiano vive
con due ragazze, due amori molto diversi, queste due ragazze che sembrano non avere nulla che possa legarle, poi si scoprirà che invece hanno qualcosa in comune di molto importante, e poi ci sono degli incontri particolari, ci saranno i carabinieri, i Nox, la malavita, tutto questo per raccontare, lo chiedo a te, per raccontare cosa? Diciamo prima c'è una tematica di fondo molto, molto seria, molto importante, per raccontare cosa? Io vengo da un quartiere di Salerno, famosissimo, noi per chi conosce Salerno, a seduti di Croce, diciamo, oppure San Giovanni, in poche parole il centro storico di Salerno. Quindi ci ho abitato per 20 anni, c'era della bravissima gente, purtroppo era, tra la brava gente c'erano anche persone in effetti che con i propri figli avevano un rapporto, diciamo, non dico conflittuale, assente, che a seguito o a causa di questa assenza i figli poi chiaramente si perdevano, e anche loro. Io ho avuto, per esempio, tu sai, il mio lavoro è insegnante privato online, e ho il primo ragazzo che per caso ho seguito, avevo 18 anni, adesso non c'è più. La nonna, quando io lo seguì, la quinta elementare, ricordo ancora che il primo giorno mi ballò sui tavoli, letteralmente. Poi noi, a causa del terremoto, abbiamo dovuto cambiare, una zona, e la nonna pianse perché non potette più, si rese conto, non potete più farlo continuare. Io non posso dare il nome, Robertino, io lo ricordo ancora, lui per me è un altro uomo, perché era un ragazzo talentuoso, dalle possibilità veramente enormi, ma la cui purtroppo cernita familiare lo bloccava. Se non fosse stata questa nonna, illuminata, mamma tossicodipendente, papà morto in carcere, suicida, quindi voglio dire... È una situazione molto difficile. Quindi è normale che crescere in queste situazioni non è molto semplice. C'è chi ce la fa e c'è chi non ce la fa. Non svegliamo, non diciamo se Bastiano ce la fa o non ce la farà. È chiaro che comunque la cosa è lì, il rapporto con i genitori è un rapporto particolare, perché tra Bastiano e i genitori è un rapporto particolare. Ripeto, a me è venuto in mente perché credo che noi tutti abbiamo la possibilità di dire sono Claudia, pienamente Claudia. Ed è la cosa migliore, la cosa più bella che noi, diciamo, aspiriamo ad essere completamente noi stessi. Purtroppo, per questioni che si antepongono, che si mettono davanti, eccetera, alcune volte non riusciamo completamente ad essere noi stessi. E a causa di questo, faccio degli errori. Lui fa degli errori enormi, sì. Certo, ma lui li fa. Fa errori chiaramente imperdonabili, perché tutto ciò che gli capita è meritato, che non poteva sfuggire, perché per quello che fa, ecco. Poi si scopriamo quale motivo. Certo. Se non si parla, appunto, gli svelano questi segreti, chiaramente sarà allucinante. Io al lettore vorrei dire, attenzione, questo è un ragazzo di 18 anni. Il libro è ambientato nel 2001, quindi un cambio di secolo, di millennio pure, ed è comunque un ragazzo che ha la fortuna, perché l'amore
si può incontrare, ma si può anche perdere. Lui non lo trova, 18 anni, si innamora ed ecco risposto. E però sappiamo benissimo, un gelatino, una passeggiatina mano nella mano, questi due ragazzi, il nome lo possiamo dire perché è sulla sinossi, possiamo dire Greta, lui e Greta non possono chiaramente vivere questo amore intenso in maniera, diciamo, perché ci sono dei motivi. Quale motivo? Perché Bastiano ne ha compiuto un'altra grossa, e a causa di questo ha straparlato e chiaramente poi ovviamente mai si poteva immaginare che avesse straparlato con una persona che poi si scoprirà XX. Diciamo che è una storia molto articolata, e io articolata ma che si anche molto chiara, sei riuscito fare entrare il lettore piano piano nella vita di Bastiano e poi a svelare tutti i personaggi che man mano già fanno parte della sua vita e quelli che poi lui, con i quali si troverà a interfacciarsi. C'è anche un altro tema nel libro, che è quello dell'adozione. Non diciamo le motivazioni per cui Bastiano si scontra anche con questa situazione, ma ho avuto l'impressione che tu in questo libro, in questo romanzo, hai concentrato tutte le difficoltà, perché volevi proprio, ricollegandomi a quello che dicevi prima, evidenziare il fatto che si può nascere con grandi possibilità, però poi gli eventi, quando si ci mettono tutti insieme, possono veramente cambiare il corso di una storia. Ti chiedo, quanto è importante secondo te le persone che quanto sono importanti le persone che ci circondano, gli incontri che si fanno, ma non solo gli incontri quelli occasionali o quelli che diciamo così il destino, diciamo questo termine, ti pone sul cammino e che tu puoi scegliere o non scegliere, ma quando poi si tratta dei tuoi genitori, cioè sono situazioni per le quali tu non puoi operare nessun tipo di scelta, o semmai la tua scelta è successiva, ma è una scelta completamente diversa e che deve per forza passare attraverso una maturazione, un tempo, perché tu non puoi sapere determinate cose. Quindi mi chiedo, quanto è importante avere vicino delle persone che realmente ti vogliono bene in modo incondizionato, senza secondi fini, e quanto è poi importante anche saper scegliere dopo, quando tocca a ciascuno di noi, cercare di limitare, no? Degli errori che ci appartengono forse per nascita, che diciamo così impropriamente, quanto anche in base alla tua esperienza è importante. È determinante, e questa è una dimensione determinante, perché avere o i genitori, che è una cosa importante, avere i genitori, diciamo, che anche di fronte a, diciamo, ma il classico guaio che ti porta a casa tuo figlio, okay, o tua figlia, ok, magari c'è il primo momento di imbarazzo, certo, quello che vuoi tu, poi da Dio il tuo figlio. E quindi normale che poi metti a pensare che devo fare, che devo aiutare. Se questo, diciamo, chiamalo cordone, viene tranciato, a quel punto, sai, io penso che una cosa è tranciarlo quando ne ha 40, tranciarlo a 17 anni, perché poi lui, non posso dire perché non si dice, cioè, lui fa l'esame di Stato proprio il 18° anno, è il suo compleanno. Sì, quindi, infatti, non l'abbiamo detto questo. È il suo compleanno. Quindi un ragazzo di 17-18 anni, tranciargli senza, come diciamo, io sono campano, senza arte né parti, senza, hai bisogno del papà e della mamma, hai bisogno di quell'età. Io che ne ho 58 ancora, ho perso papà 51 anni, quando io ne avevo 23-24, e ancora oggi che parlo con mia moglie dico, se ci fosse papà in questo momento, beh, chiaramente avrei qualcuno a dire papà,
è successo questo, questo, che devo fare? A quasi 60 anni io ancora avrei bisogno di una persona che mi dica, papà, io che devo fare questo? E quindi è chiaro, la tua domanda è veramente ottima, centrata, perché avere in questo caso due genitori illuminati, ma soprattutto due genitori che ti vogliono bene, soltanto è la base. Perché è normale, rischiamo lo spoiler, vabbè, comunque ci sono tante, guarda, posso dire che ci sono tante tanti colpi di scena, sì, tante cose che, sì, anche se aggiungi qualche particolare, sì, non togli nulla alla lettura, perché sono tante cose. Ma è chiaro che un padre che ti rompe in faccia diciamo l'iscrizione per l'università, cose che tu magari già dall'età di 10 anni hai parlato di andarci alla università, e non è cambiato idea, capisci? Non è cambiato idea. È una ferita enorme. Lui ce l'aveva quel, ma gli strappa in faccia e dice, ah, trovati un vestito, perché in effetti ha la mamma che mi tira, diciamo, il filo al padre, quindi nemmeno lui non ha nemmeno la mamma dalla sua parte. A quel punto, io domando, era destinato a diventare un altro uomo, però si è dovuto ridisegnare, perché fin quando non lui si siede è davanti ed è sicuro al centro e lode. Ciò per il centro, ma è sicuro in effetti che diventerà, non so, un professore universitario, qualche più, non so, comunque voleva, cioè, diventare quello che lui vuole diventare, okay? Lui vuole diventare. E viene sbattuto in un mondo dove non sa praticamente nulla, ok? Con mamma e papà che ti dicono, questa è la porta, vattene, ma se non ti trovi un lavoro, tra 6 mesi ti caccio via. E poi si capirà anche perché del corso succede questo, l'atteggiamento di questi genitori. Vorrei spostare l'attenzione sullo stile che tu hai scelto per scrivere questo libro, perché indubbiamente abbiamo mostrato delle sfaccettature piuttosto diciamo sì, forti, però scegli un linguaggio in primo luogo. Ci sono moltissimi dialoghi, quindi il tutto non viene raccontato da una voce, da un terzo o da una prima voce, per così dire, ma sono i fatti che si palesano, si raccontano attraverso questi dialoghi, e poi si ha proprio l'impressione di trovarsi in presenza di una quasi spy story. C'è un po' questo atteggiamento spy story surreale, cioè ci sono tante cose anche nello stile. Questa è una scelta che tu hai operato consapevolmente, perché ti rendevi conto che diversamente la storia così imponente poi ne avrebbe risentito, poteva risentirne, oppure è venuta così, è proprio, è casuale, ti è nata in questo modo. Io ho in programma altri, diciamo, sto lavorando su altri lavori in questo momento, e ti posso garantire che il dialogo è la base, diciamo, di ogni mio lavoro. Perché l'introspezione è una cosa straordinaria. Forse però, sai, se dare molti personaggi, non neanche uno solo, è chiaro, ci sono momenti in cui Bastiano parla di suspense, sì, discorsivo, sì. La Greta, eccetera, ok. Però per rendere l'idea, okay, del marasma in cui realmente lui e le persone che stanno intorno, io, secondo me, il dialogo è l'unico modo, lo scontro, l'incontro, lo scontro con le persone, eccetera, il momento in cui magari, ne diciamo un'altra, quando lui sta al dell'università, un po' nascosto, perché per non farsi vedere dall'altra ragazza, eccetera. Quindi sono queste situazioni che in questo, cioè, secondo me vanno raccontate, parlate, i personaggi devono parlare, perché con i dialoghi si può, secondo me, evidenziare e far venire fuori chiaramente
chi è Tizio, chi è Caio e chi è Sempronio. Cioè sono, scusami, personaggi che parlano, sì, non c'è qualcuno che li interpreta, no, e sono diretti, si mostrano, parla, come se parlassero da soli. Sì, allora, io posso infatti, perché questo diciamo, soggetto, io avevo presentato inizialmente a delle cose editrici al cinema, perché è nato, diciamo, un soggetto, diciamo, si è accettato cinematografico. Ah, ma sì. Questo non lo sapevo, sì. Lo apprendo. Sì. E poi l'ho dovuto, diciamo, rimodellare a romanzo, ma non mi ha consentito di cambiare, diciamo, perché secondo il mio punto di vista il dialogo, quando sono colpi di scena continui, come anche sul reale, vero? Non è possibile, anche perché io volevo dare, diciamo, l'idea di un ragazzo, di alcuni ragazzi che non trovano pace, perché lui non trova pace. Infatti io in alcuni, diciamo, indizi narrativi che ho dato sponsorizzando il libro, ho detto che lui corre in continuazione, corre, e quindi mi dà l'idea della corsa, e della, diciamo, pace che non trova, la troverà, diciamo, in un secondo, momento. E non aggiungiamo altro. No, invece voglio, scusami, c'è una mosca, siamo in un posto bellissimo, in un lungomare di Salerno, però ci sono insetti e noi li cacciamo via quando ci danno fastidio. Vorrei anche accennare allo spazio Facebook che tu hai, nel quale continui in questa direzione, nel senso che dai spazio a chiunque voglia promuovere il proprio libro, e lo fai in un modo particolare, lo hai fatto anche con me, recensisci molto bene, infatti te l'ho detto privatamente e te lo dico anche pubblicamente, e però hai trovato un modo attraverso le copertine, che è una cosa che io trovo molto interessante, perché la copertina di un libro è il biglietto da visita, forse più della quarta di copertina, è quello che agli appassionati della lettura, forse che non sono determinate ad acquistare quel libro, quindi attraverso la copertina fanno una selezione, fanno una scelta, e tu sulla tua pagina hai scelto questa formula. Come ti è nata questa idea e che risposta stai avendo? Ti ringrazio della domanda, perché è una cosa veramente che sento molto forte. È nata, diciamo, perché il mondo editoriale è un mondo difficile, molto difficile, soprattutto per gli esordienti, aggiungo. Perfetto. Quindi secondo me la visibilità è in effetti il pane, è l'ossigeno, è il sangue, se un libro lo mantengo nel cassetto può essere anche un libraccio, ma affinché non si capisca che un libraccio deve essere visto, deve essere letto, okay? E quindi io so di molti amici miei, autori, che hanno scritto, ma molto più di me, io ho fatto questo è il suo primo libro, molto più di me, ma chi lo sa? Non lo sa nessuno, lo sanno i parenti, sì, stanno su Amazon, quello che vuoi tu, però non hanno un supporto di un certo tipo, okay. Non voglio dire che il best seller, voglio dire, non so, è chiaro che in tutto ci vogliono le giuste amicizie. Vabbè, la visibilità conta. È importantissima, molto importante. E io sto cercando di dare a chi, agli esordienti soprattutto, la possibilità di dire: guarda, io esisto. Le volte che sono andato in giro hanno vergogna. Tant'è vero che io dico: ma non essere così timido, perché attenzione, può anche darsi che tu hai in mano un libro che è veramente ok. Ma se tu ne hai, diciamo, quasi vergogna e te lo tieni nel cassetto, io buono, sai, non è che siamo eterni, ma io lo conosco più a tuo figlio, perché magari non gliene fregherà assolutamente nulla del tuo libro, ok?
E cosa sarà valso tutto quella fatica? Che tu che hai, dato che sei un'attrice anche tu, sai benissimo quanto fatica, tu che hai fatto un libro bellissimo che ho letto, straordinario, quindi io credo che tu ricorderai tutta la fatica che hai allora, sai a cosa sarà valso? Se poi magari me lo tengo così, me lo tengo stretto, dico no, ho vergogna di fartelo vedere, no, fallo vedere, cioè, ma poi se me lo giudichi male, amen. Amen. Ok. I libri sono fatti anche per essere giudicati male. Hai capito? Allora, dico però, perché? Perché in effetti non darti una possibilità? Allora sto cercando di far uscire fuori dal guscio di queste persone che sono molto timide, ok? E che nei loro forum, nei loro gruppi, parlano, giustamente dicono come diavolo devo fare io per, diciamo, emergere. Allora, attenzione, perché se c'è una possibilità, ok, ragazzi, non è che io non ho molti follower, ok? Però non vuol dire, la Facebook è una piazza virtuale, quindi sì, sicuramente c'è più, secondo me ha due funzioni la tua azione, sicuramente quella che hai detto, sì, ma anche quella di creare una rete tra autori. Gli autori a volte sono un po', si squadrano, non fanno squadra, invece secondo me dovrebbero farlo. E non è facile, mi rendo conto, soprattutto quando c'è difficoltà a riuscire a proporsi, però si può fare. Vorrei tornare, perché ci avviamo alla conclusione, al tuo libro. Allora, una domanda che a volte faccio agli autori. Hai scritto questo libro, chi vorresti che lo leggesse? La prima risposta a tutti. Ma quando l'hai scritto? Io credo che ogni autore abbia un pubblico nella sua testa, certo, numeroso, però a volte ha degli interlocutori che vorrebbe scuotere. Nel tuo caso c'è qualcuno in particolare? Le persone, in effetti, parlavamo prima di timidezza. La timidezza potrebbe essere anche una virtù, però è, secondo me ti limita moltissimo, perché si avere a volte il coraggio anche di rischiare una figuraccia, perché poi magari alla fine ti scoprono e tu magari capisci che proprio, diciamo, una novità non sei. Se andassi in mano a queste persone e capissero che vale la pena rischiare una brutta figura, okay? Lui ne fa tante, ok? Però vive. È vive. Vive. Sì, vive. Perché poi si rischia veramente di diventare Bastiano e diventare quest'altro uomo. Poi alla fine il rammarico, ecco, a me è venuto in mente il Don Quixote, che poi sappiamo benissimo come finisce. Beh, capire alla fine, okay, che si è sbagliato, okay, appunto, quando ormai si è sul punto di morire non vale nulla, okay? Quindi la vita è una possibilità, l'unica che abbiamo, giochiamocela tutta quanta, perché poi noi, e concludo, noi possiamo fare fessi a Tizio, a Caio Sempronio, ma noi stessi no. Non è, secondo me, una testimonianza di spavalderia o di che cosa. Perché, cioè, capire di essere bravi in alcuni ambiti non è né un peccato cristiano e né un peccato, diciamo. Assolutamente. Ecco. Vorrei concludere in questo modo, vorrei che tu leggessi, sì, proprio dall'inizio fino a qui, sì, e poi lasciamo, okay, chi ci seguirà. Ok. Anno 2000 dopo Cristo, Roma. Bastiano è un ragazzo di 17 anni, vive con il padre, Angelo, 53 anni, vice direttore di un'azienda chimica, e la madre Flavia, 48 anni, parrucchiera. Figlio unico. Fin dall'infanzia, al di là della fisiologica frenesia, ha mostrato un livello di maturità di una spanna al di sopra dei suoi coetanei.
quando poi ha cominciato la scuola dell'obbligo, ha immediatamente evidenziato una diligenza fuori del comune, tanto che coloro i quali lo hanno di volta in volta seguito, parlando con i genitori, non hanno mai esitato di definirlo un enfant prodigio. Ma il padre si è sempre opposto con tenacia a tale termine, e questo per evitare che suo figlio diventasse un fenomeno da baraccone. Antonio Evaristo, L'altro uomo, Il peso delle parole, Dialoghi Edizioni. Grazie. Grazie a te.